Ciao ragazzuoli, bentornati sempre qui al CAP, bentornati sempre qui sul canale. Oggi tocca provare una carta che non ho mai, e dico mai, provato all'interno di Marvel Snap, neanche quando mi uscì ai tempi nelle spot per farci qualche game. No, proprio perché non mi è mai piaciuta. Stiamo parlando della Lady di Fregna. Dico perché Fregna? Perché se vi prende, vi distrugge completamente il cazzo. Vabbè, cazzo da parte, prima di cadere nel trash anche questo video. Cosa fa sta carta? Distrugge tutte le carte in quella location terminata con la forza inferiore ad essa. Ok, quindi destroy, mazzo destroy, diverso da quello che si vede da un po' di season, anche perché non dico che mi ha seccato se giocare il mio amato Destroy, perché lo sapete quanto dovevo il Destroy, ma in quanto meno giocarlo un pochino diverso, capito? Cioè, è un Destroy che distrugge le nostre carte, ma punta anche a distruggere le carte dell'avversario. Infatti ci abbiamo la Lady Fregna, abbiamo Yondu, abbiamo Gladiator, ok? Poi ci abbiamo Magic per compensare l'assenza di X23 all'interno di questo mazzo, perché sapete che X23 è molto, e dico molto, importante all'interno del Destroy, però oggi non c'è. Faremo a meno, ne piangeremo la sua assenza sicuramente all'interno di tutti i game. E ovviamente chiudiamo giustamente con il solito Arnim Zola, Knull e Death. Capito? Andiamo a vedere come gira sto mazzo. E anche perché, cioè, nel senso, fa il suo innesto un'altra volta nel Destroy. Cosa? Come si chiama? Bucky Barnes. Allora, vediamo intanto come gira il mazzo, perché cioè, ho fatto qualche game e non potete capire cosa può essere successo. Cioè, a parte tutto che location sono sempre quello che sono, va bene. Spazio profondo, io che ci faccio? Che ci faccio lì? Soltanto con Death posso usufruire dello spazio profondo. Ah, ok. Va bene. Distruggi i Patriot. No, Wasp. Perfetto. E Magic, guarda. Krakoa. Ci aprio lui. Ma io non penso che lui possa fare tanti danni su Krakoa, sai? Io non penso a questa roba. Però già, se riusciamo a giocare Death prima del turno 6, noi peschiamo una carta. Capito? Cioè, c'ha senso sta roba. Dici Patriot, frate. Dici tu Patriot. Ok. Cioè, vedi, già l'ID ha senso giocare al turno 5 su Patriot, capito? E Carnage, frate. Carnage. Carnage, sì. Capito? Adesso il turno 5 lo puoi giocare. Metti che fa anche coso. Come si chiama? Fa anche la mistica sul palio. Tu fai un disastro. E già mi è capitato provando il mazzo Mockingbird. Fratello, giocavi su Krakoa, facevi un sacco di punti poi. E già mi è capitato contro un Discard di giocare l'Eridi contro Dracula, fratello. Gli ha distrutto completamente la combo. Cioè, capito? Spero che possiamo mostrarla, sta roba. Oppure di qui. No, meglio sul Patriot, meglio sul Patriot. Sai che facciamo? Facciamo Death qui intanto, perché non vorrei sorprese. Sì, facciamo Death qui su Krakoa. Intanto vediamo. Può pescarmi Deadpool, può pescarmi Bucky Barnes, può pescarmi Gladiator. Cioè, un gladiator diventa 20 con Death. Cioè, questa è l'8 location di questi giorni. Non c'è senso questa location, raga. Non c'è effettivamente senso. Cioè, ok un destroy. Ok un destroy che ti può essere utile con Death. Ma metti, che ne so, una spada d'ebano. Scartato con il destroy. Sì, il destroy. Scartato in Pinauta, capito? Una 420. Tu la giochi su Krakoa. Tu in un'altra location giochi, boh, Ghost Rider. E in un'altra location c'hai la carta a 20 in più di forza, capito? Non c'ha senso. Tu metti 60 punti in 3 turni. E coglioni. E che cos'è? Che cos'è sta roba, frate? Che cos'è sta roba? Vedi, anche questo non c'ha senso. E io me ne vergogno di giocare a sta roba. Mi vergogno di giocare a sta roba. Non c'ha senso. C'ha effettivamente senso. Cut off one head, two more shall take its place. Di Doctor Doom, ok, ci abbiamo prio. Ora, a me mi verrebbe da pensare di fare questo. Ok, per sminchiargli tutto. Però non lo so. Però non ne ho idea. Non penso basti.
C'è una Shang in sto mazzo? Non lo so. Cioè, o te ne freghi completamente e giochi Knull qui per star tranquillo. Però vabbè, già qui io gli tolgo il meno 2. Lui ha 9. Lui fa 3 punti. No, lo fa. Li fa 3 punti, certo li fa. C'ha senso fa sta roba. C'ha senso. Però metti che gioco Blue Marvel. Cioè, sai che non lo so, nel senso, se io gioco Knull in mezzo, penso che il testo non si attiva, quindi va a zero, capito? Predict. Olè. Perfetto. Sì, vabbè, ciao. Ok. È il primo game, ce l'abbiamo presa lì, in quel posto. Perfetto, 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 frate. Vai con la prossima, subito. Dai, che comunque, cioè, bello, bello il paint. Bello il pacchetto del bro. Ma non è che lo fa. Se ci pensi, non c'è quello che fa. Cioè, aspettavo, giocavo Knulla. Ma c'è la Krakoa. C'è la Krakoa sempre, frate, che scherzi. E come facciamo a non fare dette su Krakoa? Ragazzo. Yondu. Dai. Riprendiamoci sta win. Frate, dai, riprendiamoci sta win. Snogard, ma beccagli una carta. Può essere interessante, capito? Sì, Baxter Building va bene. Buggy Barnes. Cosa è? Che Jeff. Che Jeff. No, mi vanno bene le mie carte, sai? Giocattile. Ok. Che giochi Zabu? Va bene. Zabu va benissimo, sai. E Deadlock. Deadlock su Yondu e Buggy Barnes la play, a voglia. Ok, questo è un Loki. Questo è un Loki, sicuramente ci va il Devildino. Bello, bello. A me piace il coso. L'effetto del Winter Soldier a me piace, a voglia. Questa roba. Fai sta roba. Ok, Quinjet. Loki? Sì. Perfetto. Perfetto. Allora, lui c'ha le mie carte in mano. E lui c'ha le mie carte in mano, ok? E ci avrà. A quanto è detto? Due. A due, frate. Disastro a due. Disastro a due, sì. Io posso fare pure Arninzola. Per poi giocarla a zero. Ma mi conviene? Ci pensi, sì. Ci pensi fare sta roba è una bella play. Hail Hydra! Cioè, capito? È una bella cosa questa. Questa è una bella cosa. Che tu fai così, gli puoi mettere altri, che so, altri 2 punti. Per pareggiare. Ma questa è una bella play. Io ti snappo pure, fratello. E non so che puoi avere, ma ha capito. Anche se mi hai copiato le mie carte, fratello, io ero un netto vantaggio con il mio Venom splittato. Molto bella sta play. Molto bella. Cioè, capito? Me l'ha usata lui, però lei dica. Devo usarla io, fratello. Devo farci il video, capito? Dammela. Nel senso. Che comunque l'unica cosa. L'unica cosa, raga. Cioè, è che attualmente stanno girando una miriade di profix. Ma proprio a pioggia. Cioè, visto robe anche in un destroy il profix. Ma siete pazzi, fratello. In un Silver Surfer giocare il profix. Non voglio dire, ma nel senso, non vuol dire che una carta è usata e vuol dire che tu la devi mettere in qualsiasi mazzo. Cioè, non è OP. La carta del pass dici, la metti in ogni cosa per provarla. In teoria. In teoria è una bella cosa. Però riempie prima lui.
Non gioco nulla? Bello. Bella sta play. Se riesco. Se riesco, frate. Se riesco a farlo è bello. Se riesco a farlo. Il problema sai che cos'è? Il problema è che mi servirebbe Venom al posto di Deadlock, sai? Reality. Perché tu non mi giochi su Raft, frate? Qual è il tuo dilemma? Qual è il tuo dilemma? Ok, me lo dai oppure devo sprecare Deadlock, eh? Devo sprecarlo. Vabbè. Va bene, dammi la carta del Raft, vediamo che cos'è. Ma vi immaginate un altro Knull? Sai, la carta che tu non mi devi dare, frate, sai che cos'è? È Blob. Quella è la carta che non mi devi dare. Ok. Destroyer. Destroyer è bello. Destroyer è molto bello, frate. Sì. Cool Obsidian. Va bene. Allora, e tu che fai? Tu come te la gestisci? La gestisci con 1 2. Ok. Giochi Destroyer qui. Ok, c'è detta 0. Così c'è detta 0, frate. Scherzi. Questo è uno snappettino, glielo faccio. Poi vediamo come va a finire. Cioè, quello che punto a fare io è fare Knull tutto a sinistra. Ok. E detta a destra. Knull divento un 21, 25, 27. Okay. L'unica cosa che temo io. Ah. Ok. Che cazzo di conti ho fatto? Cioè, va bene, frate. Ok, ho capito. Ora che vogliamo fare? Vogliamo andare su due location? Luce la Prashang? Vogliamo abbandonarla questa? Vogliamo fare sta roba? Vogliamo fare sta roba? O ci avrà Riot lui? C'era Riot. Mi fa Riot qui o? Mezzo che ho preso il volo. Vediamo. Vabbè, non basta, frate. Non basta, ci ho detto. Non basta. GG. Ok. Oddio, se mi avesse giocato tutto su destra avrebbe vinto però il ragazzo, eh? Sai che si era fatto male i conti del... cioè, del mio Knull. Anche se tenere i punti di coso, di Knull, cioè, capisco che dico è faticoso. Bello. Sir Daniel Forte. Il signore Daniele Forte, dici? Ragazzi, a me è bello, dammi cosa. Come si chiama? Mi serve Deadpool. Serve Deadpool su Zia Mega e facciamo disastri. Ok. In questo mazzo non c'ho Killmonger, ragazzo. Poteva essere interessante farlo. Atlantide, va bene. A sto punto, Magic. No? Punto Magic. E poi vediamo, valutiamo. Si potrebbe pensare anche di mettere Gladiator su Zia May. Gladiator diventa 11. Cioè sto ragazzo mette che gli becchiamo sempre, glielo distruggiamo. Come fa? Cos'è? Un sera tossico? Il tossico zero? Fai così, guarda. Gioca questo. Gioca questo così. Ah, gioca adesso. Ok.
Va bene. Ne abbiamo tolto il goblin intanto. Bello sto 16. Il problema qual è? Il problema è uno. Il problema è che lui mi farà Nylus. Io posso fare pure una roba del genere, perché la posso fare. Però il mio Krul è inutile. A Nylus. Ok, quello si distrugge, guarda lì. Guarda lì, frate. Ah, qua siamo messi bene perché siamo messi bene. Il problema è che lui avrà sicuramente l'Aiut. E l'unica carta che c'ho da distruggere sono le DD e Carnage. Capito? Me devi da. Se permetti, me devi da. Allora. Tu puoi fare. Così e così. Intanto. Poi valuti quello che ti dà. Vabbè, frate. Fai ridere. Beh, frate, fai ridere. Cioè, ti devo dire. Fai ridere. Ok. Come vinco, frate? Non posso vincere. Non posso vincere. Nel senso, io qui distruggo. Ok. E in qualche modo dovrei vincere. Che faccio? Carico qui? Non vinco. Non vinco, cazzo. Non vinco. Dai. Ok. Tutto sotto controllo. Vedremo. Oh, da quando ho detto che mi deve dare Lady Sif, Lady Sif, vabbè. Ascolta a me. Yondu. Ma perché? Ma perché prende sempre carte un po' così? Wakanda. Wakanda. Bello però. Bello però. Ok. Stanza del pericolo. Ma dimmelo prima. Sì, ma io non posso arrivare al turno 3 e non distruggere, capito? Io non posso arrivare al turno 3 e non distruggere. Ok, togli sto Wakanda, frate. Ascolta a me, togli sto Wakanda. Tu? Che mi stai dicendo, pazzo? Cosa mi dici? Che cosa mi stai raccontando? Gioca Bucky Barnes nella location di Patriot. Tanto. Fai così. Fai così, frate. Iron Lad. Doctor Doom. Doom rules all. Patriot, ok. Patriot, ok. Però. Lady D. Ok. Te ne freghi di Deadpool, ma Lady D. Tu giochi Blue Marvel, frate. Oddio, non ti distruggere, Lady D. Via, via, via. Via. Via, Lady D. È pazzo. Questa folla è scatenata. E che famo? Facciamo Knull e via? E switchiamo tutto? Sarebbe malvagia come idea. Gibrud. No, c'ho storm, frate. C'ho storm. Vabbè, non potevo mai vincere senza turno 7. Non potevo mai vincere. Ma come storm? Vabbè. Cioè, io sono soddisfatto già che la mia Lady D ti ha fatto Patriot. Poi il cazzo me l'hai dato. Grazie mille, ciao. Raga, che comunque, sì, è vero, non abbiamo vinto tutte le partite, ma non puoi pretendere questo da questo mazzo. Non lo puoi pretendere. Cioè, è un deck che ti può far diventare, capito? Cioè, io quando... Cioè, tu immagina con le di tutte le carte a costo 1, a forza 1 o 0, che sono fortissime. Prendi Iron Man, Mystica, Patriot, Dracula,
Morbius magari no, perché si buffa già fino al turno 5. Oppure i Goblin, The Hood, capito? Sire, bro, ma puoi prendere veramente la qualsiasi cosa. Puoi prendere veramente la qualsiasi cosa. L'unico che non gli rompi il cazzo è il Profix, frate, ma quelli sono altri dettagli. Però, raga, io vi consiglio di provarlo sto mazzo se avete le DD e volete boh, buttarla via nella mischia in questo meta che ormai non si capisce più un cazzo. Poi sicuramente è anche un bel metodo per variare i mazzi, soprattutto un Destroy che effettivamente, dici tu, c'è quello più forte, giochi quello. Vabbè, raga, provatelo.